Ciao a tutti ragazzi e bentornati con le news della settimana. Questa è una puntatona, un foglio pieno che non vi faccio vedere, pieno di notizie. Allora, partiamo subito col botto. In settimana era stato leccato una parte del curriculum di un dipendente di casa Microsoft, dove appariva tra i lavori svolti per la casa di Redmond, tra le varie console Xbox 360 e Xbox One, una console di nome Xbox Next. Tutti avevano già vociferato che fosse la risposta di case Microsoft a Sony per quanto riguarda la famosissima PlayStation 4K, che ancora non è stata confermata, ma in settimana stessa Microsoft ha voluto subito smentire queste voci dicendo che non è interessata a fare alcuna console che supporti 4K eccetera eccetera. Quindi ha detto che era un vecchio prototipo, il vecchio nome di Xbox One prima appunto che venisse ultimata. Altra notizia, spuntano in rete le prime informazioni di Nintendo NX. A quanto pare questa console sfrutterà un'architettura x86 e sarà potente tanto quanto le console attuali, quindi PS4 e Xbox One, nonché all'altezza degli ultimi PC moderni. Secondo queste notizie che sono apparse in rete, la console supporterebbe anche uno schermo aggiuntivo e sarebbe in grado di far girare dei porting usciti anche su altre console di questa generazione. Passiamo a una nuova news. Secondo Michael Patcher, stimatissimo rilevatore di statistiche di mercato e profeta, The Last Guardian e Shenmue 3 non venderanno tantissime copie, perché secondo lui sono dei prodotti più di nicchia, legati a un pubblico molto più ristretto. Io personalmente aspetto molto The Last Guardian, Shenmue 3 no, perché non l'ho mai giocato, non so di cosa tratti, quindi da ignorante non mi esprimo in materia. Però The Last Guardian sì, perché ho giocato sia ad Ico che a Shadow of Colossus, soprattutto Shadow of Colossus, che mi è piaciuto tantissimo, quindi lo aspetto molto volentieri, lo aspetto tantissimo e lo prenderò molto volentieri. Sono uscite delle news secondo quali Neil Druckmann, sviluppatori di Naughty Dog, parlavano per quanto concerne The Last of Us 2 e dicono che al momento sono concentrati sui DLC single player di Uncharted 4, ma che hanno giocato in passato a dei prototipi di The Last of Us 2. Quindi questi prototipi esistono, quindi non è un progetto da iniziare, ma è già qualcosa di iniziato, quindi che possa uscire durante questa generazione? Molto probabilmente sì, quindi io mi aspetto che The Last of Us 2 venga annunciato quantomeno alle 3 del prossimo anno. Quindi mi raccomando, state in ascolto per vedere se usciranno delle news in merito. Sempre gli sviluppatori di Naughty Dog hanno aperto la possibilità di un Uncharted 5, ma la cosa che più mi ha colpito non tanto che ci possa essere un Uncharted 5, che comunque si era già vociferato che questa sarebbe stata la fine di Nathan Drake e non della serie Uncharted, ma quanto la loro possibilità, si sono dichiarati aperti a far passare il progetto ad un altro studio, quindi Uncharted 5 in mano ad un altro studio, e solo al pensiero vengono i brividi, perché non so se un altro studio sia capace di fare quello che ha fatto Naughty Dog con Uncharted oppure con The Last of Us. A me viene in mente che a Naughty Dog si possa concentrare su The Last of Us e magari cedere Uncharted ad un'altra software house come Santa Monica oppure Radiatown di Order, che comunque Santa Monica e Radiatown sono strettamente connesse perché già in passato avevano sviluppato The God of War. Quindi queste sono le uniche due software house che mi vengono in mente che possono gestire un peso, un onere così grande come il proseguire della serie di Uncharted 5. Passiamo ad un'altra notizia fresca. Telltale Games ha annunciato l'arrivo di 7 Days to Die sulle console di nuova generazione. Questo gioco porterà una nuova modalità a schermo condiviso in locale che permetterà di uccidere i passanti, i zombie e quant'altro. Questo remastered uscirà in estate e costerà $29.90, quindi presumo circa €34.90 moneta locale. Stiamo finendo.
questa è una news che molti di voi avranno letto perché è stata una bomba. God of War 4, sono usciti i primi artworks, le prime immagini leakate di un possibile God of War 4 che vedrebbe, scusate, già mi imbappino a sto pensiero che possa uscire un nuovo capitolo di God of War, e già ne avevo parlato nel video speciale, anzi che vi lascio il link in descrizione o vi apparirà un pop-up da qualche parte, di God of War 4 ottimizzato per PlayStation 4K, se uscisse questa console. Comunque sono usciti i primi artwork, vedono Kratos o la progenie di Kratos, qualunque esso sia, un Kratos parallelo con della barba, una barbazza stile Deimos, quindi suo fratello, un Ascheman molto barbaro. Questo God of War andrà a visitare la mitologia nordica, si vocifera, sempre, badate, si vocifera. Quindi andremo a fare il chapet, il sedere a Loki, Thor, Odino e compagnia bella. I primi artwork che sono usciti sono molto molto belli, le ambientazioni quindi molto boscose, forestose, che mi ispira tantissimo. La serie ormai era andata a calare, ci voleva un'ondata di aria fresca, quindi sono molto molto fiducioso qualora questi rumors si rivelassero vere. E passiamo, terz'ultima notizia, in settimana è uscito il firmware 3.50 per PS4, finalmente, dopo un lungo beta testing rivelato a pochi fortunati, coloro che si erano iscritti appunto alla beta di questo firmware, il firmware è stato lanciato sulla console di casa Sony e porta, come ben sapete o come chi non sa, la possibilità di apparire offline, cosa già da tempo possibile su Xbox 360 e su Xbox One, quindi con gli utenti di Microsoft, non gliene frega tanto perché già la sfruttano da tanto tempo, la possibilità di avere le notifiche degli amici quando gli amici si connettono, quindi come nella vecchia PS3, la notifica che appare di qua e appunto dice Ciccio si è connesso, e la possibilità di poter usufruire del remote play su PC, quindi poter giocare giochi di PS4 su vostro PC casalingo. Un'altra notizia: secondo dei recenti studi, i videogames aiutano i bambini a sviluppare la mente in modo migliore, quindi aiuterebbe ad aumentare le facoltà cognitive di questi bambini e di questi bambini, dei bambini in generale. Quindi non è vero, è sfatato tutto il mito che dice fare giocare bambini ai videogames fa male, li rende idioti. È ovvio che se li lasciamo lì attaccati 7 ore allo schermo li rende idioti, ma se si fa giocare il giusto può aiutare, anzi aiuta secondo questo studio, a diventare più intelligenti e sviluppare nuovi modi di vedere le cose. Quindi magari farlo giocare a un puzzle game gli aiuterà a rendersi più utile in caso di rompicapi. Ma era una cosa abbastanza ovvia, chi non ha detto al settore, chi non ha detto appunto al settore dei videogames era molto scettico, perché i videogames si sa fanno male, sono una merda, scusate la parola, ve la bippo, eccetera eccetera. Penso che la riuscirò a bippare, se non la bippo niente. Ultima notizia, la notizia più leggera: Remedy è al lavoro per risolvere i problemi legati a Quantum Break su PC. Come sapete, Quantum Break è uscito in settimana e a quanto pare ha dei problemi su PC. Su Xbox One va abbastanza bene a quanto ho letto in giro, ma su PC ha dei problemi che minano l'esperienza di gioco. Quindi a breve uscirà una patch correttiva per quanto riguarda Quantum Break su PC. Le notizie della settimana sono finite, buttiamo tutto e mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per trovare tantissimi altri video. Mi secco a dire sempre le stesse cose, comunque mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e se vi interessa sapere quant'altro del canale iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, ciao a tutti ragazzi.